alla luce della complessità delle sfide, delle minacce e delle opportunità che lo scenario attuale e futuro ci presenta, l'approccio collettivo è l'unico che ci consente di essere adeguati a rispondere sul piano operativo, oltre che sostenibili dal punto di vista delle risorse. La Marina sta sviluppando la propria organizzazione e le proprie capacità in questo spirito, per essere utile e rilevante nel contribuire alla difesa collettiva. Certo che l'ammiraglio Girardelli, così come gli altri relatori, condivideranno essenza e approccio della Marina Militare che, operando in sinergia con le altre forze armate e le altre realtà dello Stato, si pone come una forza e una risorsa per il Paese. Ringrazio tutti.